un'azienda che uccide. Allora, il governo si sposa con ArcelorMittal. Allora, buongiorno, sono venuto a Taranto in questa mia prima visita per cercare di capire, per cercare di comprendere meglio e per dare soprattutto un segno di forte vicinanza a questa città. L'azienda uccide e calpesta i lavoratori. Le ho fatto la domanda. Continui. E dicevo, l'azienda uccide, calpesta i lavoratori, licenzia i lavoratori. E ho fatto la domanda. Sono venuto a Taranto e sono venuto a Taranto per dimostrare vicinanza alla città, soprattutto per parlare con le istituzioni, con i cittadini, incontrerò le famiglie più tardi e soprattutto voglio insieme a tutti cercare di capire come noi a livello nazionale possiamo dare una mano a questa città. Alleandovi con ArcelorMittal? Guardare al futuro. Mi risponda, alleandovi con ArcelorMittal? Non c'è nessuna alleanza, noi guardiamo al futuro di questa città immaginando un futuro di decarbonizzazione. È tecnicamente impossibile, è una favola, il green è una favola. Guardando al futuro di questa città con gli investimenti che il governo ha deciso di mettere, che saranno investimenti che faranno voltare pagina. Da 10 anni si parla, però sono solo parole. Le favole della decarbonizzazione andatele a spiegare ai morti di cancro, ai familiari dei morti di cancro. Meno ipocrisia e meno passerelle, segretario. E anche lei, presidente. 1.800.000.000 che il governo mette per dare un futuro a questa terra. Per dare 400 milioni di euro ad ArcelorMittal per pagare i suoi debiti. Risponda, segretario. Che saranno ciò che servirà a questa città per voltare pagina e guardare al futuro. E i dipendenti schiacciati, licenziati? Come si spiega, presidente? Segretario, risponda, non scappi, segretario. Segretario, non scappi. Allora risponda. E le ho fatto una domanda, lei non mi risponde, segretario. Segretario, lei non si può. Lei chi è? Chi rappresenta lì? Chi è lei? Chi è lei? No, si qualifichi. Sì. Ascolti, lei fa il giornalista. Certo. Quindi lei deve rispettare. E io le ho fatto una domanda, lei mi deve rispondere. Lei deve rispettare. Sì. Risponde, e mi risponda, segretario, prego. Cosa devo dire per rispondere? Io le ho risposto. Questa alleanza con ArcelorMittal. C'è la governance con ArcelorMittal. Non c'è nulla, quindi non esiste il nuovo soggetto? Letta, non esiste il nuovo soggetto? Invitali ArcelorMittal? Chi è che spinge qui? Qualche altro galoppino di turno? Presidente, la decarbonizzazione è impossibile. Detta da ingegneri, è una favola che state raccontando. La transizione ecologica è una favola. Chi è che spinge? Chi è che non si permetta di spingere? Segretario, la decarbonizzazione è una favola. Io le ho risposto. E mi risponda, non è possibile. Tecnicamente non è possibile la decarbonizzazione. Eh no, ci vogliono chiacchiere che state raccontando ai tarantini. È questo che spinge. Chi è questo? Segretario, io le ho fatto una domanda, voglio delle risposte, civilmente e democraticamente. Lei mi deve rispondere, segretario. Buongiorno. Deve rispondere. Ecco. Siete d'accordo, vi chiederei di incontrarci più tardi. Con l'alleanza con ArcelorMittal vogliono la chiusura dell'Ilva. Io però non mi risponda. Ha detto le sue... E mi risponda, siete alleati di ArcelorMittal? No. Mi vuol rispondere? Ma mi vuol rispondere? Siete alleati di ArcelorMittal? No. Invitalia e ArcelorMittal, negate l'evidenza. E noi non siamo invitati. Il Partito Democratico che appoggia il governo. Ma questo non pensate ai morti di cancro. State oltraggiando con queste parole la memoria dei morti di cancro. E anche lei. Non dica perché. E non lei si documenti. Ma lei si documenti. Lei si documenti. E sia anche educato. Taranto non è terra di conquista. Questo è violento. No, non è nessuna violenza. È dire la verità che fa male. È dire la verità che fa male. Ha capito? Lei non vuole rispondere! Siete alleati di ArcelorMittal! Un'azienda che uccide! E che caccia i lavoratori per il
solo se esprimono un parere. Se Letta pensava qui di trovare i cretini, ha capito proprio male. C'è una città indignata. Dai, fallo passare, Passa, ne può andare.